Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di fare un video un po' particolare dove andrò a spiegare proprio un caso studio appunto di un trade che è stato preso, che è stato appunto vi verrà spiegato effettivamente il perché è stato preso, quali sono state le logiche del trade. E ragazzi, senza perderci in chiacchiere, iniziamo subito. Come potete vedere ragazzi, questo è il trade che è stato preso, ok? Un 1 a 37 che ancora sta flottando, una 37 che ancora sta correndo appunto verso il basso, e questo ha un potenziale anche di 1 a 60 volendo. Ragazzi, ovviamente i parziali come sono stati gestiti è totalmente un'altra storia, però quello ne parleremo più avanti. Allora, cerchiamo di capire tutto quello che è successo da zero. Allora, cerchiamo di capire il perché il prezzo da qui è iniziato a effettivamente scendere, perché è iniziato da qui a scendere. Il prezzo, una volta che è arrivato e ha preso tutta questa liquidità qua, ragazzi, per chi non sapesse che cos'è la liquidità, andate a vedere i miei video sulla liquidità, che ne ho fatto uno in particolare sulla manipolazione, è andato a prendere questa zona di supply. Ok, è stata presa questa zona di supply, come potete vedere, ha dato una reazione perfetta del prezzo. Successivamente, ragazzi, dovevate capire una cosa, ovvero il prezzo dove può arrivare successivamente, potrebbe arrivare nella prossima zona di demand. La prossima zona di demand abbiamo capito che era tutta questa. Ok? Inoltre qua che cosa abbiamo, ragazzi? Abbiamo anche della liquidità. Ok? Perfetto, ragazzi. Una volta che c'è questa liquidità, quindi noi potremo contestualizzare il fatto che il prezzo può scendere verso il basso, prendere la liquidità e poi iniziare a salire. Questo è giusto una breve, come posso dirvi ragazzi, una breve ipotesi di quello che effettivamente il prezzo potrebbe fare in futuro. Andiamo nel daily. Nel daily, ragazzi, come potete vedere, il prezzo era arrivato perfettamente qua per poi scendere. Ma come mai qua si è fermato? Ragazzi, qua avevamo una zona di supply. Ok, zona di supply presa perfettamente. Ok, quindi qua potevamo targetizzare questa zona di domanda, che è l'ultimo sell prima del buy, come primo take profit volendo. Ok, ragazzi, questa è un'analisi, ricordo, fatta propriamente in swing trading. Ok, non è un'analisi fatta in intraday, non è un'analisi. Utilizziamo time frame intraday magari qua per le entrate perché è fatta in swing, quindi effettivamente vi farò capire come effettivamente è stata fatta l'analisi. Inoltre ragazzi, capiamo un attimo una cosa, qua che cosa c'era? Liquidità. La liquidità è stata presa perfettamente, tocca la zona e poi inizia a scendere, quindi effettivamente ci stiamo allineando a quello che potrebbe essere un ipotetico ora presa di liquidità per poi andare verso il basso e iniziare a continuare verso l'alto. Ok? Quindi questa è un'ipotesi. Ora, cari ragazzi, che cosa è successo? Se andiamo nell'un'ora, una volta che il prezzo ha raggiunto la zona in particolare, cosa vediamo? Il prezzo raggiunge la zona, ok? Arriva in zona. E se seguiamo l'order flow del prezzo, cosa vediamo? Qual è la struttura qua in zona? Abbiamo un higher low, un higher high, un higher low. Un higher high, un higher low, un higher low, un higher high. Qua che cosa abbiamo avuto, ragazzi? Abbiamo avuto poi un cambio strutturale proprio qui. Ok, per quelli che mi diranno, ok, ma il cambio strutturale io lo utilizzo tramite i corpi, io vi spiego come effettivamente opero io, cioè io opero utilizzando i cambi strutturali con le ombre delle candele, ok, non solo i corpi, quindi per me questo è un cambio strutturale. E ragazzi, come potete vedere qua avevamo poi il prezzo è ritornato verso l'alto. Ma perché? Perché qua avevamo una zona di supply che era questa, che ho dovuto dividere a metà per aumentare il mio rischio reward, ok? Che significa dividere a metà? Cioè che invece di fare l'entry classica dall'inizio della supply, ovvero qui, ho voluto farla proprio a metà della supply, ovvero qua, ok? Quindi prendendolo proprio precisamente il prezzo, ok? Ho preso precisamente, messo lo stop loss leggermente sopra e qua si è trasformato in un bellissimo
1 a, fino almeno alla prima domanda, 1 a 26. Ok? Questo è stato il nostro 1 a 26 che il prezzo ci ha dato come opportunità. Ok? Quindi, ragazzi cari, volendo, come potevamo gestirci questo 1 a 26? Allora, questa poteva essere una nostra prima entrata. Poi le altre entrate potevano essere altre. Se seguivate l'order flow, ragazzi, cosa avevamo qua? Avevamo qua che c'era stato un cambio strutturale, ok? Un break of the structure. Quindi il prezzo voleva andare verso il basso. Qua cosa abbiamo avuto, ragazzi? Abbiamo avuto un'altra supply zone che era tutta questa. Qua avevamo pure liquidità e qua magari avremmo aspettato nei timeframe più piccoli un cambio strutturale. Come potete vedere, ragazzi, qua abbiamo avuto una struttura di questo genere qua. Abbiamo avuto un higher low, un higher high, un higher low, un higher high, un higher low, un higher high, un higher low, un nuovo higher low e un nuovo higher high. Ok? Dove c'è stato il boss qua? C'è stato qui, in questo minimo qua. Dove c'è stato quel cambio strutturale, ragazzi? Qua, in questo minimo qua. La nostra zona di supply, quindi rimaneva questa qua, quest'ultimo buy prima del sell, dove effettivamente il prezzo tocca perfettamente la zona, e da qui potevamo fare la nostra entry sniper da 1 a, vediamo subito. Uno, 2 pips di stop loss con take profit veramente basso. Perché, ragazzi? Perché con take profit anche come, non dico primo take profit, ma comunque uno dei nostri take profit poteva essere quest'ultimo minimo qua, cioè quest'ultima zona di domanda. E sarebbe stato un 1 a 145, ragazzi. Ok? Vabbè, ragazzi, comunque questo è un video breve per farvi capire più o meno qual è stata la qual è effettivamente il senso di determinate entrate. Ok? E ragazzi, se riuscite effettivamente a contestualizzare tutto quello che concerne effettivamente il prezzo, ok, ragazzi, potete ottenere ottimi risultati. Ok, ragazzi, ma veramente ottimi. Vi basta semplicemente, vi dirò anche un 1 a 5, accontentarvi di risk reward da 1 a 5 per effettivamente avere ottimissimi risultati in termini percentuali nel lungo periodo. Ok? Ragazzi, 1 a 100, 1 a 50, sì, sono buoni, ma non sono fondamentali. Ok? Questa è una cosa molto importante. E come dico sempre, ragazzi, la psicologia è la cosa che voi dovete più affinare. Non è tanto il trader, non viene fatto dalle skill che ha. Sì, la skill è anche quella di analizzare, senza dubbio, ma una skill importante è quella psicologica, ragazzi. Ok? Psicologia, cosa importantissima. Ok? Non vi serve, non vi serve una strategia ottima se voi effettivamente non siete, non avete un'ottima psicologia da trader. Ok? Vabbè, ragazzi, comunque per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Spero che questo video, vi abbia dato del valore, degli spunti per le prossime volte, ovviamente per le vostre prossime entrate. Vi raccomando, ragazzi, abbiate pazienza in quello che fate, non dovete avere la fretta di fare prop firm, di fare soldi o roba del genere, perché poi alla lunga non arriverete da nessuna parte, ragazzi, ve lo garantisco. Ragazzi, ricordo tutti quanti una cosa, perché molta gente continua a contattarmi e mi chiede se io faccio coaching o roba del genere. Sì, ragazzi, faccio percorsi coaching, spero che sia l'ultima volta che ve lo dico. Però dovete fare una call conoscitiva dovete fare una call conoscitiva dove effettivamente sarete selezionati se potrete entrare o no nel percorso di coaching privato, ok? Perché non ammettiamo tutti. Seconda cosa, ragazzi, ho un canale Telegram pubblico dove di tanto in tanto posto qualche analisi, qualche considerazione, eccetera. E ragazzi, poi ho una pagina Instagram dove ogni giorno cerco di postare qualche valore, qualcosa di valore per insegnarvi delle cose nuove. Quindi, ragazzi, questo è quanto, ok? Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che abbiate capito determinate dinamiche e vi auguro una buonissima settimana da trader e al prossimo video.